Ma sei tutto spettinato, ma come ti sei vestito? Ma dove vuoi andare? Scialla papà, mi sono vestito così per la festa trap in piazza, bella zio! Buongiorno ragazzi, c'è qualcuno un po' fuori di testa in questi giorni, è comprensibile. Vediamo quali siano i complementi di fine e di causa. Iniziamo tra l'altro con un caso particolare. Il nostro personaggio prima ha detto mi sono vestito così per la festa trap in piazza. Qui possiamo avere sia un complemento di fine sia un complemento di causa, perché dipende dal contesto, dipende da che cosa quel per la festa possa significare. Se per la festa, come vediamo adesso, ha un significato, adesso intanto scusate ma il tablet ogni tanto fa difficoltà proprio perché io, come sapete, scrivo molto molto male, quindi il tablet ha difficoltà a capire la mia scrittura, interpretarla, e ogni tanto va in tilt anche lui. Allora, se significa che io mi sono vestito così perché ci sarà questa festa, quindi la festa deve ancora esserci, allora in questo caso abbiamo un complemento di fine, perché io faccio una cosa adesso per qualcosa che verrà dopo, quindi il mio obiettivo è partecipare a quella festa e allora per questo adesso mi sono vestito così per la festa che ci sarà poi. Qui lo scrivo, mi sono vestito così allo scopo di partecipare alla festa, dunque complemento di fine, oppure si dice anche complemento di scopo, ok? Può essere inteso anche in un altro senso. Se per la festa intende che questa festa ci sia già stata, perché c'è già stata questa festa, quindi la festa arriva prima di quando io venga rimproverato dal papà, allora in questo caso abbiamo un complemento di causa. Io mi sono vestito così perché ho già partecipato alla festa, quindi la causa del mio vestirmi così è la festa, perché è avvenuta prima. Complemento di fine e di causa hanno un po' questa differenza. Il fine è l'obiettivo, quindi in vista di qualcosa che ancora ci debba essere. La causa invece c'è prima e quindi è il motivo per il quale io faccio una certa cosa. Cominciamo velocemente con i complementi di causa. Adesso vediamo alcuni esempi per cercare di capire bene. Sergio batte i denti per il freddo. Partiamo sempre dal predicato. Batte, predicato verbale, soggetto Sergio. Batte che cosa? I denti, complemento oggetto. Qual è il motivo per il quale batte i denti? Per il freddo. Quindi, per il freddo risponde alla domanda perché, per quale causa, per quale motivo? Allora è complemento di causa. Ok? Vediamone adesso un altro. Con un'altra frase. L'auto non parte per un guasto. Anche qui, non parte, predicato verbale. Il soggetto che compie l'azione di non partire, soggetto è l'auto. Perché non parte? Perché ha un guasto, quindi complemento di causa. Abbastanza semplice, abbastanza intuitivo, basta capire il perché una certa cosa succeda o non succeda. Terzo esempio, vediamo. Ricordiamo anche che il complemento di causa può venire anche prima, quindi con questa musica non posso studiare. Non posso studiare, verbo fraseologico, predicato verbale. Io, soggetto sottinteso. Perché io non posso studiare? Perché c'è questa musica, quindi per colpa di questa musica, della musica, io non posso studiare. A causa di questa musica non posso studiare. Allora, con questa musica, sarà complemento di causa. Adesso diamo un'occhiata al complemento di fine o scopo. Giovanni studia per l'esame. Studia predicato verbale, Giovanni soggetto, allo scopo di affrontare l'esame, cioè siccome avrà poi l'esame, allora studia adesso. In vista dell'esame, complemento di fine o scopo. Sara sta preparando un itinerario per il viaggio. Sta preparando, di nuovo, per il viaggio negli USA. Sta preparando, predicato verbale. Ok? Sara, soggetto. Sta preparando che cosa? Un itinerario, complemento oggetto. Per il viaggio, negli USA sarà un'altra cosa, per il viaggio, quindi per il viaggio, risponde alla domanda a quale scopo sta preparando questo itinerario Sara. Prepara l'itinerario con quale scopo, con quale obiettivo? Con l'obiettivo di fare un viaggio, e quindi per il viaggio è complemento di fine o scopo, come vedete qua sopra. Negli USA sarà, risponderà alla domanda dove, quindi sarà un complemento di luogo. Siccome ci sarà movimento, moto a luogo, perché ci sarà verso, forse non avevamo ancora trattato i complementi di luogo, lo faremo.
I giocatori si allenano per la partita oppure in vista della partita. Sia per la partita sia in vista della partita sono complementi di fine o scopo. I giocatori si allenano adesso per la partita che ci sarà poi, quindi come fine hanno quello di disputare la partita. Un altro esempio ancora. E qui vediamo anche come ci siano dei complementi di fine un po' particolari. Ho comprato le scarpe da tennis. Luigi indossa la tuta da lavoro. Da tennis e da lavoro sono complementi di fine, perché da tennis vuol dire ho comprato le scarpe con l'obiettivo di usarle per giocare a tennis, al fine di giocare a tennis, quindi complemento di fine. Allo stesso modo la tuta da lavoro. Indossa la tuta con quale fine? Qual è lo scopo della tuta? Da lavoro, cioè la tuta da utilizzare nel lavoro, al fine di lavorare. Ma non c'è nessuno, ragazzi? Ma dov'è la festa? Imbecille! Vuoi prenderti il coronavirus? Vai a casa! Via! Mi raccomando, non fate come il fenomeno che abbiamo visto adesso. È tutti a casa per un po' di giorni, bisogna aver pazienza. Comunque avete tempo per fare gli esercizi che qui vi lascio, per analizzare queste proposizioni e fare esercizio. Fatemi anche sapere nella stessa mail se non abbiate capito qualcosa. La mail è scuolavirus@gmail.com al quale inviarmi il compito, e se avete altre necessità. Spero anche che vi sia piaciuto il video e che soprattutto abbiate capito bene. Grazie e arrivederci alla prossima.